Drago nel nostro ingegnere gestionale. Sì, beh, allora Baby Dragon si trova in tanti deck, l'abbiamo visto nei deck Mastino, l'abbiamo visto nei deck Gigant Royale, però ripeto, è una di quelle carte, di una di quelle truppe che può essere facilmente sostituibile, viene giocata anche ad esempio nel Golem, quindi sono curioso di vedere cosa andranno a giocare. Filorambo, ecco, Mastino per Dead, appunto, come dicevo, non pregiudica l'utilizzo di un eventuale Beatdown. Attenzione perché Filorambo sta mettendo le basi per un buon push. Vedremo se riuscirà ad arrivare alla torre. Partito il principe di Filorambo che gira però verso la lapide dove non vorrebbe mai andare perché gli scheletrini sono proprio il nemico numero uno per quanto riguarda il principe. Dall'altra parte il mastino lavico non riesce ad arrivare con i suoi cuccioli a torre, cioè in verità un po' ci riesce in questo momento, non quanto probabilmente avrebbe voluto Dead 0-0, che però si trova in una posizione di assoluto vantaggio, avendo attaccato tutte e due le lane, avendo fatto danni ad entrambe, 1780 da una parte, 1504, di là ha attaccato con un principe nero che è arrivato a torre e ha fatto un casino. Eh sì, soprattutto posizionamento errato per quanto riguarda la bandita. Abbiamo visto una bandita dashare contro il principe nero, ma il principe nero comunque nel suo range splash ha preso anche la torre oltre alla bandita, quindi quella bandita se fosse stata posizionata leggermente più avanti, chiaramente il principe nero non avrebbe preso sotto i propri danni la torre. Attenzione qui, ottima la palla di neve. Sì, buona la palla di neve, buono sicuramente l'ariete che va a fare abbastanza danni, ma deve risolvere un mastino lavico a destra che sta facendo veramente tantissimi danni. Arriva anche un minatore che però non colpisce la torre, c'era una bandita che l'ha intercettato. Filorambo in situazione di assoluta difficoltà per ora. Golem di ghiaccio adesso finalmente che va avanti perché le altre due volte non so se hai notato, sicuramente sì, il principe che doveva spingere il golem di ghiaccio l'ha sempre superato e quindi non è mai risultato protetto da questa unità, immagino che quello fosse il suo obiettivo, no? Eh sì, e qui attenzione perché il deck di Filorambo sembra far reincarnare Pasti tra le fila dei Samsung Morningstar. È vero che è stato in svantaggio fino a questo momento, ma abbiamo visto che in un solo push è riuscito ad andare ampiamente in vantaggio, quindi il match è ancora totalmente aperto, soprattutto con questo ariete da battaglia che può arrivare a torre. Attenzione perché se dovesse arrivare a torre dovrebbe fare tantissimi danni e qui addirittura va a prendersi una torre. Deve replicare, deve assolutamente replicare Dead. Vedremo se riuscirà con questi sgherri e con questo avveleno. Mancano 2 secondi! Wow! 34. Mamma mia! Veramente Dead a un passo, non passo, veramente a un centimetro dal pareggio, anche un po' inaspettato, probabilmente nel senso che stava in vantaggio, ma poi sembrava veramente Filorambo aver preso un treno verso la vittoria. Invece non era così, stava riuscendo, ma sarebbe bastato un secondo in più, forse mezzo secondo in più per fare pareggio. Al giocatore dei Makers, Sì. non ne sbaglio una stasera. No? Però dammi credito, dammi atto almeno. Sì, Insomma, una cosa. infatti. Ok, dicevo al giocatore dei Makers che sembrava aver veramente recuperato, ma poi alla fine Filorambo si è portato a casa il primo game. Andiamo a vedere se schiereranno ancora gli stessi deck i due giocatori. Dead 0-0 ancora Makers contro Filorambo. Samsung Morningstars. Andiamo a vedere questa partita. E qui l'utilizzo della palla di neve obbligato per quanto riguarda Filorambo, dato che è andato a fermare uno spirito di ghiaccio che avrebbe portato danno, più che altro fermando la torre e permettendo ai pipistrelli di arrivare a torre. Pipistrelli che si sono raggruppati totalmente una volta che arrivano a torre fanno veramente tanto danno, anche se sono truppe molto molto fragili. Qui attenzione, perché questo domatore può fare danno, un hit arriva, vedremo se arriverà anche la seconda, no. Beh, qui tutti i pipistrelli che potevano veramente aiutare il domatore nel suo attacco sono stati fermati, sono stati distratti dal golem di ghiaccio. Invece dall'altra parte il principe di Filorambo era arrivato a torre, è riuscito a dare un hit non sufficiente, diciamo,
probabilmente per le sue speranze, però sempre dall'altra parte, 1964, la torre di sinistra, quindi in vantaggio Filorambo anche se di poco, con un deck non uguale a quello di prima, perché ci sono molte carte che cambiano, ma simile nell'intento, nel gameplay, nello stile di gioco. Visto e considerato che continua a proporre questo ariete da battaglia nei momenti cruciali della partita, quando deve sorprendere. Sì, quello di Filorambo è uno di quei deck che punta tutto proprio sullo spam, ovvero sulla ripetuta giocata di carte come la rete da battaglia. Mi meraviglio più che altro come non venga implementato, ad esempio, un Drago Inferno in questi tipi di bridge spam. Bridge spam, ricordo che sono tutti quei deck che prevedono il posizionamento di carte sul ponte per andare a cercare di prendere in contropiede l'avversario, cosa che è riuscito a fare nel primo game Filorambo. Vedremo se riuscirà a replicare appunto il vantaggio iniziale. Deve far fronte a questo domatore, quindi attenzione. Comunque, se da una parte c'è un bridge spam, dall'altra parte c'è un domatore spam, nel senso che comunque il domatore è una carta che va usata sempre a ponte, non è che puoi sperare di posizionarla e farci un push, deve sempre sorprendere. Occhio però, perché è arrivato la rete di battaglia con un ottimo hit da parte di Filorambo, che appunto ha portato la torre di Dead a 1036. Adesso sono davvero pochi i punti vita di quella torre, e ancora una carta da scoprire per Filorambo. A questo punto, Lonny, chiedo a te, quale sarà quella carta? Questa è una bella domanda, una bellissima domanda a cui non ti so rispondere, perché appunto io questi tipi di deck li ho sempre visti comunque con una truppa che va a contrastare un eventuale deck. Deve stare attento Filorambo, deve stare assolutamente attento e non deve far rittare ancora una volta il domatore. Bravo qui. C'è da dire che Dead ha come truppe di danno diretto solo la pala di neve, ma è bravissimo comunque a far arrivare il domatore a torre, quindi il match, anche se ha 366 punti vita la torre di Filorambo, è ancora tutta aperta. Assolutamente, match tutto aperto, ma arriva il domatore che adesso sta andando verso quella torre. Arriva anche una palla di neve a fermare, a rallentare la torre. E Dead si porta sull'1-1, veramente cavalcando quel cinghiale insieme alla sua truppa. Appunto, il domatore che ha assolutamente fatto la partita. Domatore che è una carta che per un periodo abbastanza lungo, devo dire, di Clash Royale non si è vista tanto, o almeno sembravano essere spariti quei deck dal competitive che usavano il domatore, che invece adesso si sta rivedendo. Sì, dal competitivo assolutamente sì, anche perché è una delle carte che viene più counterata, più Sì, fermata esatto, per stavo per dire la dire stessa cosa. Cioè, ha dei counter naturali incredibilmente potenti, come per esempio la Tornado, che abbiamo visto poco oggi, che però insomma lo umilia, perché fondamentalmente un qualunque domatore su una qualunque delle due torri con una Tornado posizionata bene viene attirato verso la torre centrale, dove poi insomma può scatenare tutta la sua ira, ma sai, colpito da tre torri e poi soprattutto la torre centrale è più Sì, resistente. poi ha comunque tutte le strutture, tutte le carte come Pekka, Certo, Mini Pekka, certo, certo. Barbari, quindi il motivo per cui è sparito. Terzo game, 1-1, Makers contro Samsung Morning Stars. Una partita che a livello di team ha tantissimo da dire a livello di storia dell'eSport italiano. Abbiamo visto questi due team in ES Vodafone Championship l'anno scorso, per esempio, sfidarsi nelle semifinali di Counter-Strike. Ne uscì una partita davvero molto spettacolare. Adesso i rappresentanti Dead e Filorambo si sfidano per aggiudicarsi 3 punti nel nostro campionato di Clash Royale. Chissà chi prenderà questi punti, se Dead, che attualmente è a 0 punti, oppure se Filorambo, anch'esso a 0 punti, ma con 3 set pesantissimi sulle spalle in perdita. Mascalzone intanto per Filorambo, che vanno questa volta a fermare egregiamente la corsa del Principe Nero. Principe Nero che è stato potenziato con l'ultimo aggiornamento uscito proprio qualche giorno fa. Quindi subito vediamo una di quelle carte potenziate. Una settimana fa, qua attenzione perché i danni che fa sulla torre di sinistra Filorambo sono tantissimi, non se ne è accorto, non è riuscito a prendere le giuste contromisure a quel Mega Knight con i pipistrelli sopra, che è una combo diciamo abbastanza che si vede
insomma abbastanza frequente. Dall'altra parte però Dead ha provato a rispondere con un mastino lavico che ha fatto davvero tantissimi danni. Adesso anche la macchina volante va ad accanirsi su quella torre che rimane a 507, una bellissima partita. Qui veramente si stanno scambiando molti danni, molte cortesie ai due giocatori e può succedere di tutto, anche se Dead deve distruggere quella torre. Sì, è stato bravo comunque Dead ad approfittare a sfruttare più che altro quel minatore che ha colpito in primis il mascalzone, come dire, quello di supporto, il mascalzone, quello che spara con la fionda, e poi è andato a colpire torre. Può recuperarla Dead, ha tutte le carte in regola per recuperarla, forse in questo caso un po' egoista Filorambo a cercare subito le tre corone che almeno in questo push non arriveranno, ma adesso Filorambo si trova costretto a difendere un push di Mastino e Mega Sgarro che sicuramente gli porterà via la torre, e infatti qui avviene il pareggio di Dead. Attenzione soprattutto perché Dead ha abbastanza elesir da presentare un secondo mastino lavico, ma intanto la torre centrale di Dead viene davvero massacrata da quei maiali royal che la portano sotto i 400, quasi sotto i 400 di vita. Dall'altra parte ancora mastino lavico sulla torre di sinistra, su cui invece sta lottando Filorambo, Dead 00, forse insomma come hai detto tu un po' troppo pretenzioso l'attacco di Filorambo, che prova ad andare per le tre corone quando si sarebbe potuto concentrare sulla torre di destra, che probabilmente sarebbe già caduta o almeno avrebbe molta meno vita di quel 1006. Comunque continua con il solito attacco fatto da Gran Cavaliere e Pipistrelli, adesso supportati addirittura da un mago elettrico che può dare davvero una scossa a questa partita. Poi arrivano Maiali Royal, ottima la lapide da parte di Dead, ma non basta, mi sa, perché i Maiali Royal si portano a casa il game. Sì. È stato bravo, ha letto bene il match. Bella partita, tutto ha fatto. Filorambo è stato molto intelligente a far sprecare a Dead tutte le truppe per cercare di fermare il Gran Cavaliere, per poi attaccare con i maiali. Una cosa importante, la prima partita con tre corone? C'ho la maglietta, sì. Eccola. Vabbè, era importante. Guarda, mi spiace, allora ti rispondo con la prima partita dell'Hog Riders, Legendary Hog Riders. Bella anche la tua. E quindi Filorambo va sul 2-1. Questa mi sembra la sfida comunque che finora ha saputo regalare il miglior spettacolo, la squadra più equilibrata. Che ne pensi? Beh, io un po', come dire, me lo sentivo, te l'avevo detto, no? Prima che iniziasse il game, ho detto: guarda, che mi sento che questo sarà un bel match. E secondo me assisteremo ad un pareggio. E se la giocheranno per il 3-2. Hanno tutte le carte in regola, e quindi molto probabilmente assisteremo ad un pareggio. Comunque, dicevo, è stato bravo ed egoista Filorambo a cercare di andare per le tre corone, quando, come appunto precisavi poco fa, poteva tranquillamente cercare la strada per le due corone. È stato bravo comunque a sfruttare il Gran Cavaliere, quindi a far sprecare tutte le truppe di Dead a danno splash, come il Barile Barbarico, il Principe Nero, la Macchina Volante, comunque tutte le truppe, per poi finire quei 400 punti vita con il Maiali Royale. Addirittura ha usato una Fireball, ma poteva tranquillamente risparmiarsela Filorambo, quindi bravo. Senti, qual è il counter del Gran Cavaliere? Perché mi sembra una truppa davvero molto versatile. È un tank, fa danno splash, c'ha anche il salto, quindi è un po' più veloce dei suoi, diciamo, corrispettivi. Come si countera, a parte coi volanti? Beh, ti direi counter naturale pecca. Beh, certo, counter naturale pecca. Però ci sono mille modi. C'è una torre inferno, c'è un drago infernale supportato con un mago elettrico. I modi ci sono. Non è facile assolutamente, anche perché il Gran Cavaliere Supercell, per la prima volta quando introdusse appunto il Gran Cavaliere, fu una delle prime carte con un danno multiplo, cioè tre tipi diversi di attacco, perché fa attacco singolo, attacco in salto e attacco con il salto in carica, quindi è già una truppa un po' più articolata da gestire. Filorambo 2 per Samsung Morningstars, Dead 1 per Makers, ed eccoci alla quarta mappa.
mappa, non è una mappa, ovviamente quarta partita. Sì, intanto io vedremo se più che altro mi darà ragione Dead, se ripagherà questa mia fiducia per l'eventuale pareggio e poi il 3-2 potenziale, lo auguro ad entrambi, cosa che purtroppo non è possibile che avvenga. Ancora Mago Elettrico e Macchina Volante, Filo Rambo con i pistrelli e il Barile Barbarico. Potremmo assistere infatti ancora all'attacco di Miami Royale, però attenzione a Dead, player dei Makers, che sembra avere tutte le carte in regola per poter fermare questo attacco di Miami Royale. Beh sì, l'attacco è stato utilizzato lo split da parte di Filo Rambo sia per i pistrelli che per i maiali Royale per cercare di impensierire entrambe le lane. Non sono stati fatti tanti danni e quindi diciamo che forse l'effetto è stato al contrario, non fossero state tutte concentrate su una lane magari si sarebbe portato a casa qualcosa in più, anche perché i pipistrelli insomma sono un ottimo supporto per i maiali Royale. E guarda, mi ascolta, va tutto a sinistra, sia i pipistrelli che maiali Royale, arriva una palla di neve che ferma i primi ma non i secondi, che continuano imperterriti a fare tantissimi danni alla torre di sinistra, non ha l'elisir necessario Dead per fermarsi, ma intanto ha scatenato la potenza del golem. E qui attenzione a questo drago elettrico, perché con il suo attacco multiplo potrebbe arrivare a torre, dovrebbe soltanto eliminare i due mascalzoni. Ci riesce, bravo Filo Rambo a leggere la situazione, anche se qui il drago elettrico riesce ad arrivare a torre per ben tre volte, compreso quest'ultimo attacco, mentre palla di neve e soprattutto Principe Nero a fermare totalmente la corsa dei maiali a torre. E non solo push di Golem, Dead è riuscito a lasciare la torre a 293 punti vita e addirittura ci riprova ancora con un altro Golem. Sì, qua ha letto benissimo la situazione Dead sull'attacco ai maiali Royale precedente. Arrivano però Gran Cavaliere, doppia macchina volante. Questo fa male, Lonnie, fa malissimo. Arriva a torre il Gran Cavaliere che se la porta a casa, anzi, grazie alle due macchine volanti, e dall'altra parte ancora pure maiali Royale e una Fireball che vogliono portarsi a casa anche quella torre, mentre il Golem di Dead è riuscito comunque a portare a distruggere la torre di Filo Rambo e quindi è 1-1. Scattano adesso i supplementari con Filo Rambo pesantemente in vantaggio, bastano due Fireball per quella torre e si porta a casa la partita e quindi tre punti. Sì, anche se secondo me la partita è potenzialmente finita, anche perché adesso arriverà il Gran Cavaliere, infatti, come arriva in questo momento, e soprattutto sta cercando di ciclare le carte per i maiali Royale e a seguire chiaramente la palla di fuoco. È solo questione di tempo che Filo Rambo si possa portare il match. Dall'altra parte Dead sta mettendo tantissima pressione, attenzione perché può arrivano fare però, tanti sono tanti assolutamente sono sì, tanti, anche se non abbastanza. Eccoli Maiali Royale, vediamo se la riesce in qualche modo a formare con una bellissima tornado. La Fireball non riesce a portarsi a casa, anche perché i Maiali Royale credo non abbiano dato neanche un hit. Bravissimo Dead 0-0, anche se perde in questo momento la partita e perde quindi i tre punti, perché Filo Rambo si porta sul 3-1. Dicevo bravissimo, perché in quella situazione con quel push che sembrava disperato, invece stava quasi per ribaltare il game, ha tirato una tornado perfetta sulla casella, veramente perfetta, con i maiali Royale che non sono riusciti neanche a dare un hit a torre, ci ha dovuto pensare la Fireball e poi gli ultimi due colpi di macchina volante. Ripeto, bellissima partita. Ha tirato una tornado da infarto. La tornado da infarto. Sì, chiedo scusa.